La nostra associazione Una Scuola per la Vita ha ricevuto richiesta d'aiuto da parte dell'organizzazione Madina Barsame, nostro partner somalo, in quanto si sta svolgendo una grave carestia in Somalia dovuta alla siccità di lunghi mesi e non solo, e quindi loro hanno ricevuto richieste di aiuto da parte delle popolazioni dei villaggi vicini alla nostra azienda nel Basso Sabelle vicino ad Algoye. E altre richieste d'aiuto sono pervenute dagli amministratori locali della regione centrale del Galgadù, dove in passato abbiamo operato con interventi sia di emergenza che con piccoli progetti. L'intervento che per il momento ci è stato richiesto riguarda all'incirca 26.000 persone. Abbiamo richiesto un contributo d'emergenza alla provincia, ma la crisi sembra peggiorare di giorno in giorno. In Somalia c'è crisi da tanti anni, ma purtroppo le comunità internazionali a volte si dimenticano di crisi dimenticate, guerre eterne che non finiscono, per cui noi in questo momento come associazione stiamo cercando di intervenire e chiedere aiuto ai trentini, ai italiani e chi può. Per cui chiediamo a tutti i nostri sostenitori, organizzazioni, enti eccetera di aiutarci per poter dare un aiuto alimentare al maggior numero di persone possibili.